progetto nasce incontrando il maestro Bonolis e raccontandogli di una particolare scoperta fatta durante le vacanze in Sardegna. E la scoperta era proprio il giardino delle pietre sonore di Pinuccio Sciola, delle quali avevo potuto anche ascoltare questo incredibile suono, veramente misterioso. E con Bonolis abbiamo pensato di riprendere una vecchia idea, cioè di lavorare sulla musica con l'immagine. Pinuccio Sciola era un artista sardo, un artista contemporaneo che è scomparso 3 anni fa, e la sua arte consisteva nel lavorare queste pietre calcaree, che sono tipiche della Sardegna, e tramite queste lavorazioni artificiali creare per appunto delle sculture con delle forme particolari. E naturalmente queste pietre potevano essere letteralmente suonate, facendo passare un altro elemento, un'altra pietra calcarea su queste sculture. Pietre sonore nasce per appunto con l'obiettivo di onorare per appunto la memoria di Pinuccio Sciola e la sua arte. La fonte di ispirazione per questi pezzi è stata chiaramente l'opera del maestro Pinuccio Sciola. E i pezzi ci sono stati commissionati dalle associazioni Spazio Musica e Nuova Consonanza. E noi abbiamo avuto il piacere di visitare il giardino sonoro con le opere di Pinuccio Sciola. La possibilità di coinvolgere Lisia Roma Design e il professor Palatucci è stata anche la chiave che ha fatto scattare poi il progetto vero e proprio. Un tentativo di superare le barriere che normalmente esistono tra musica, arte, design, tecnologia. La tecnologia principale che abbiamo utilizzato in questo caso è il videomapping. Videomapping perché è una tecnologia, diciamo, molto elastica, permette soprattutto di proiettare su qualsiasi superficie, consente di coordinare bene la musica all'immagine e quindi crea un'esperienza completamente nuova e molto interessante a livello visivo. Personalmente il suo concetto di memoria sonora intrappolata nella pietra è stato particolarmente significativo. È stata proprio questa visita all'interno del giardino sonoro che mi ha permesso di prendere ispirazione dalla composizione che è appunto entro terra, cioè dentro la terra. Fondamentalmente il concetto è molto semplice: vedere tutte le sculture di Sciola in un giardino all'aperto, nel verde della natura, mi ha fatto pensare all'idea di un ipotetico viaggio dalle coste della Sardegna fino all'entroterra, che è risaputo comunque sia essere ben più selvaggio rispetto alle zone costiere, che sono chiaramente ormai abitate dall'uomo. L'idea di trasformare il suono in immagine è partito prima di tutto dallo studiare le opere di Sciola, capire quali erano gli aspetti formali delle sue sculture, capire in qualche modo come mettere insieme gli elementi organici delle pietre agli interventi artificiali della mano dell'uomo. E l'idea è nata proprio appunto dal connubio di questi due elementi per creare delle composizioni che in qualche modo potessero raccontare entrambi questi aspetti dell'arte di Sciola. Le fonti di ispirazione sono state varie, parliamo di arte sperimentale visiva del primo Novecento. Il rapporto tra musica, arte e design crediamo sia molto stretto, per il semplice fatto che l'arte è un po' un collante tra la musica e il design.